ammettere che sono tornata. Sono tornata a fare video su YouTube. Oh! Vi prego, è super cringe. Chiudete il video, per favore, lo devo vedere solo io. Grazie. Allora, quest'oggi pensavo di fare due cose. Allora, prima cosa, get ready with me, ovvero mi trucco, mi metto in faccia cose. E poi volevo fare un decluttering dei trucchi, visto che è passato un anno dall'ultimo video che ho fatto di decluttering dei trucchi e ne ho bisogno di nuovo. E, niente, basta, incominciamo. Allora, prima cosa, SPF, perché non vogliamo le rughe, per cui SPF. Io a 50 anni voglio dimostrarne 30 ancora, quindi mi metto la crema solare tutti i giorni. Questa qua è pure, fa pure da fondotinta, diciamo. Poi bella così arancione, copre per bene le occhiaie. Ovviamente prima ho già fatto skincare, poi quella che mi avanza la spalmo sulle mani così. Olè, mi sono lavata le mani. Adesso trusto i trucchi. Allora, che cosa faccio? Make up del giorno, come si dice? Make up quotidiano, everyday make up. Cominciamo con la cipria, perché non vogliamo diventare delle padelle da frittura. Quindi pennello da fondotinta, ovviamente cipria della Kiko, questa qua nuovissima appena comprata. Ne prendiamo un po' con il pennellino, la spiaccichiamo sulla fronte, sotto gli occhi e nel mento, solo qui, se no mi si secca troppo la faccia, sembro una mummia. Allora, next step is the bronzer, anche questo è nuovissimo, della Wycon. Ne prendiamo un po' e ce lo mettiamo qua sotto per fare un po' di contouring, poi sotto il naso, sopra il naso e qua sulle guance per fare finta di essere un po' abbronzate. Blush, questo qua famosissimo, trendy tap del DM, anche questo nuovo. Veramente poco, 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 poco. Me lo metto di qua, qui. Sfumo bene e poi anche qua sotto le occhiaie, perché secondo me il blush sulle occhiaie le toglie. Non lo so, ho notato questa cosa. Adesso piegaciglia. Comunque, in tutto ciò, io, perché non ho fatto video quest'estate, non che interessi a qualcuno, però io quest'estate avrei voluto anche fare i video, soltanto che uno, avevo da studiare, quindi, cioè in realtà ho girato dei video in cui, vabbè ve lo spoilero, praticamente ho fatto nascere delle farfalle e volevo farci il video, cioè ci ho fatto il video, però non l'ho montato, non l'ho messo bene. Perché non avevo voglia, perché erano troppi video in galleria di questi bruchi che nascono, che crescono, che cagano, che mangiano, invece non avevo voglia. Poi dovevo studiare, mi prendeva troppo tempo e quindi non l'ho mai fatto. E poi c'era troppo caldo, io con il caldo sono in riserva energetica, non riesco a fare niente nella mia vita, quindi ho detto basta, basta. Ora invece che a settembre le temperature stanno calando, ho
di nuovo voglia di fare video su YouTube. Spero che non mi portino via troppo tempo con lo studio, se no ne caricherò pochi lo stesso. Molto bene, adesso un po' di illuminante, questo qua della Kiko. Questo dai, sì, è nuovo, però si è rotto il magnete che lo tiene chiuso. E basta, questo è tutto. Pronta, prontissima per andare a conquistare il mondo e con la mia nuova vita snella. E questo è tutto. Se volete vedere il decalcolo di trucchi, aspettate il prossimo video. Ciao!